Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo a fare la prima prova, il primo test di volo del HLRC Sector 5 versione 3. Questo drone secondo me è davvero fantastico, come ve l'ho fatto già vedere appunto nell'unboxing e nelle mie prime impressioni, perché è fantastico, perché è assemblato in maniera maniacale e ha una componentistica secondo me di primo livello per essere un drone BNF, cioè pronto al volo. Quindi lo acquistate con la ricevente che volete, configurate solo i parametri della radio, è già tutto preconfigurato da GPS, iPad, tutto già pronto appunto per essere utilizzato. Quindi ragazzi, questo volo lo faremo in compagnia di Insta360 One Air con il modulo col sensore ad un pollice che rende questa action cam davvero incredibile dal punto di vista della qualità video. Ovviamente poi questa fotocamera è incredibile appunto perché è praticamente utilizzabile in qualsiasi situazione, andando a sostituire solo i moduli. Quindi non è un action cam fine a se stessa, ma davvero un action cam a 360 gradi. Quindi proveremo anche questa, anche se la giornata non è bellissima, è abbastanza nuvoloso, anzi direi molto nuvoloso, anzi spero che non venga a piovere, quindi proveremo comunque la qualità video di questa action cam. E poi in questo volo proveremo anche le batterie della CNHL, questa marca che fa queste batterie davvero secondo me di qualità niente male, che hanno una scarica di 120C, quindi davvero performanti in questa versione 5S, perché come ho detto anche nel video dell'unboxing sto testando le batterie 5S perché sui droni 6S mi stanno iniziando a piacere parecchio le 5S. Quindi è un test un po' globale, ma soprattutto ovviamente è il test di questo HLRC Sector 5 versione 3. Quindi direi non perdere altro tempo e decolliamo con questo Sector 5 Insta360 One Air con sensore ad un pollice e batterie CNHL. Partiamo! Allora, direi che il drone si sta comportando bene, prime impressioni, ovviamente, quindi sono proprio prime impressioni, è il primo volo che faccio. Quindi adesso prendiamo un attimo confidenza. La configurazione, secondo me, dei PID, quella diciamo dati dalla casa, secondo me è davvero buona. Subito bello da pilotare. Facciamo questo passaggio in mezzo alle piante. Ripassiamo in mezzo, giusto per vedere anche il comportamento rallentando, la precisione. Poi magari spingiamo un attimino di più, appena prendiamo un po' più di confidenza. Poi ditemi nei commenti anche come vedete la Insta360 One Air con sensore ad un pollice, che secondo me è spettacolare dal punto di vista della qualità video e della gestione ovviamente della luce, avendo appunto il sensore ad un pollice. Non ho montato nessun filtro ND, quindi sto volando senza filtri ND, quindi valutate anche quello nei commenti. Wow, a me piace davvero tanto, davvero tanto ragazzi. Poi è silenzioso, devo dire che è molto molto silenzioso rispetto ad altri droni che uso, è davvero molto silenzioso e si sente proprio quando si spinge tanto gas, se no è silenziosissimo, incredibile quanto è silenzioso. Una cosa che ho notato subito appena sono partito, questa sua silenziosità. Olà. Wow, bello ragazzi, si muove bene, vola bene, non fa mai cose strane. Proviamo a scendere un piccolo Dave. Oh wow, bello e ragazzi, come vi ho detto all'inizio video, sto volando con delle 5S.
perché secondo me, o meglio, per il mio tipologia di modo di volare e per come lo uso io un drone FPV freestyle, le 5S mi piacciono tanto. Poi con le 6S ovviamente si ha più performance ancora rispetto alle 5S ovviamente, però questi sono un giusto compromesso perché il drone è performante ma allo stesso tempo è anche docile quando lo si vuole avere docile, è un giusto compromesso, rende il drone molto equilibrato, devo dire. Poi queste batterie con 120 C di scarica, della CNHL, davvero buone. Poi vi lascio tutti i link in descrizione del drone, delle batterie, della Insta, magari con anche qualche coupon sconto se riesco ad averlo, perché è davvero tanta roba. Queste batterie, ragazzi, mi stanno piacendo tanto. Poi adesso vediamo anche i minuti di volo. Adesso proviamo a fare qualcosa, a spingere un pochino. Olla! Ragazzi, se ogni tanto vedete fare cose strane perché mentre parlo e piloto vado a massa. Quindi se vedete fare cose strane è perché tutte e due le cose insieme faccio fatica a farle, quindi prendete un po' tutto come viene dal punto di vista del pilotaggio, perché è davvero difficile parlare e stare concentrati nel pilotare, almeno per me, poi magari altri riescono a farlo in maniera più disinvolta. Wow, davvero bello, bello. E adesso le batterie però sono quasi finite, quindi facciamo le ultime cose e poi atterriamo, atterrati. Quindi ragazzi, vado a recuperare il drone che è atterrato più o meno vicino alla fotocamera, penso sia lì, e poi tiriamo le conclusioni. Ok, quindi vado a fermare la registrazione della Insta, vado a scollegare le batterie. Quindi ragazzi, cosa dire? Secondo me tanta roba, tanta roba, vola bene. Davvero non fa cose strane, era il primo volo, quindi è abbastanza easy perché comunque non lo conosco, era proprio il primo volo, quindi non ho la confidenza per sapere come si comporta in situazioni magari critiche, quando diciamo bisogna intervenire in maniera decisa, dicendo. Quindi quello che ho fatto, ovviamente l'ho fatto perché era il primo volo, quindi non conoscendolo bene ho preferito fare quello che ho fatto, ma non tanto di più, perché comunque qua si rischia un drone, una action cam che costa tanto e tutto, quindi va fatto tutto in maniera graduale. Ovviamente il prossimo volo lo farò in maniera più decisa perché adesso lo conosco un po' di più, però le prime impressioni così a caldo, davvero fantastico, ve lo straconsiglio se volete sta cosa che però mi sta facendo venire il vomito. Allora, ve lo straconsiglio perché secondo me è top
top davvero. Quindi ragazzi, se volete un drone FPV pronto al volo ma con performance, un assemblaggio maniacale, caratteristiche dal punto di vista della componentistica di alto livello, ragazzi, sicuramente lui fa al caso vostro. Poi già predisposto nel caso poi vogliate passare al digitale, perché è già predisposta questo flight control, è già predisposto appunto per il digitale di DJI, quindi davvero fantastico. Addirittura lo potete già acquistare nella versione con il digitale, perché ovviamente esce anche nella versione con digitale, quindi davvero lo si può acquistare in qualsiasi combinazione, sia di ricevente radio appunto che di trasmissione, se digitale o analogica. Poi parliamo delle batterie, sicuramente niente male, però non ho spinto al massimo, anche se comunque quando si è in un posto così ampio comunque si spinge abbastanza, senza che se ne renda conto perché gli spazi sono ampi. Comunque a 5 minuti ci si arriva con delle 5S con 120C di scarica, davvero niente male. Queste batterie della CNHL, davvero davvero niente male. E poi Insta360 One Air, ditemi voi come avete visto il video, perché questo ovviamente è il modulo col sensore ad un pollice, quindi dovrebbe avere una qualità video pazzesca, e anche la gestione ovviamente della luce con il suo modulo da un pollice è migliore rispetto alle action cam con un sensore più piccolo. Quindi ragazzi, fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di tutto, del drone, delle batterie, dell'action cam, fatemi sapere tutto. Quindi ragazzi, questo test finisce qui, spero che vi sia stato d'aiuto. Ovviamente era proprio solo il primo test, le prime sensazioni, proprio il primo volo, non l'avevo ancora provato. Quindi ragazzi, se il video vi è piaciuto lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram, iscrivetevi al mio canale Telemo Offerte se non l'avete ancora fatto e si va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!